Siamo a Taranto, in pieno centro umbertino, precisamente in via Clavio 139, e siamo in compagnia del dottor Francesco Pasculli, agronomo, il quale ha da dirci parecchie cose sulla storia, sulle sofferenze di questo palazzo. Da dove partiamo? Partiamo dal 2008 con un primo progetto di abbattimento del palazzo che prevedeva un edificio di 7 piani e quindi l'eliminazione totale di questo palazzo umbertino. Ricordiamo che questo è Palazzo Berardi, della famosa famiglia Alto Borghese Berardi, che è dato i natali ad Angelo Berardi, al quale poi abbiamo dato un toponimo dell'importante strada Berardi. Quindi da un punto di vista storico questo è un palazzo di pregio. Nel 2008, attraverso una raccolta di firme e attraverso una pressione psicologica esercitata anche non solo dai media ma anche politica, il Consiglio Comunale decise di bocciare il progetto di abbattimento completo del palazzo e chiedendo anche il parere della stessa soprintendenza, questa nel 2009, che si espresse anch'essa negativamente sull'abbattimento del palazzo. Da ricordare che questo palazzo viene ad essere caratterizzato, come molti palazzi del Borgo Umbertino, da un primo palazzo alla strada, Palazzo Nobile, da un secondo palazzo interno e questo è anche molto importante, da antiche botteghe artigiane sottolivellate rispetto a quello che è l'attuale piano di calpestio. Quindi abbiamo di fatti un pezzo di Taranto che non c'è più, come un tempo era il Borgo di Taranto prima della nascita di Piazza Ebalia e della fontana praticamente Rosa dei Venti. Ora, cosa è successo? Dopo un periodo di latenza e di silenzio siamo arrivati nel 2015 con la presentazione di un nuovo progetto. Questo progetto clamorosamente ha di fatti distrutto il palazzo, che è stato completamente sventrato. Quindi in realtà la volontà popolare all'epoca espressa attraverso la raccolta di firma, ma soprattutto attraverso il Consiglio Comunale, logicamente questa volontà popolare è stata stralciata. Quindi di fatti il palazzo è in questo momento, le operazioni sono ferme perché la giornata non lo consente, però di fatti è ormai quasi completamente svuotato al suo interno. Quindi fondamentalmente abbiamo perso una parte della nostra storia e quindi questo continuiamo comunque a farlo. E io voglio fare una piccola premessa: se noi vogliamo essere capitale della cultura diventa difficile, diciamo, in questa maniera.